Abbiamo visto come scegliere la potenza di un impianto fotovoltaico, ma vi avevo promesso un approfondimento sugli scaglioni di potenza e dei relativi obblighi. Oggi tengo fede alla mia promessa. Ciao a tutti e bentornati su andreapicinelli.net. Oggi video di approfondimento tecnico-pratico per capire a quali limiti di potenza dobbiamo stare attenti nel progettare il nostro impianto fotovoltaico e le incombenze che accettiamo superandoli. Allora, partiamo col dire che il numero che dobbiamo considerare è la potenza nominale dell'impianto, che io per comodità chiamerò potenza, però sappiate che è la minore tra la somma delle potenze dei pannelli e la somma di quelle degli inverter. Ricordatevelo perché alla fine del video vedremo come possiamo evitare per il rotto della cuffia certi obblighi. Ma andiamo con ordine e vediamo quali sono i limiti da ricordare. Primo scaglione di potenza da non superare sono i 6 kW. Superando questa soglia ci sono due complicazioni. La prima è che si entra nell'obbligo di progettazione da parte di un tecnico abilitato, mentre fino ai 6 kW il progetto può essere rilasciato dall'impresa installatrice. Il secondo problema è se per caso avete una fornitura monofase che superando i 6 kW è molto probabile che distribuzione vi obblighi a passare a una fornitura trifase, il che richiede un po' di modifiche al vostro impianto esistente. Secondo limite, 10 kW. Se oltre i 6 kW è probabile che vi passino in trifase, superando i 10 è matematico perché lo impone la normativa. Terzo scaglione, 11,08, un numero un po' del cavolo ma importante perché oltre quella soglia il vostro impianto dovrà avere un sistema di protezione di interfaccia esterno agli inverter. Cosa vuol dire? Circa 600 euro tra materiale e prima certificazione e più o meno la stessa cifra da spendere ogni 5 anni per il rinnovo della verifica di funzionamento con la relativa pratica. Quarto limite di potenza, forse il più importante, è quello dei 20 kW. Superarlo vuol dire avere per forza una partita IVA. Vabbè, che siamo in tema di industria, quindi sicuramente l'avete già, ma se parliamo di un condominio, per esempio, la cosa si complica. A parte l'aspetto fiscale, però, c'è un problema molto più fastidioso. Un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 20 kW rientra tra le officine elettriche obbligate a ottenere la licenza di esercizio dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Cosa vuol dire questa frase nel concreto? Vuol dire dover attendere la licenza delle Dogane prima di poter accendere l'impianto, dover tenere un registro delle letture mensili dei contatori, fare una dichiarazione annuale, di solito con il supporto di un tecnico, 300-350 euro all'anno, e infine far verificare il contatore di produzione ogni 3 anni, che costa mediamente tra i 300 e i 600 euro, insomma dipende da chi ve lo fa. Adesso capite perché nello scorso video vi ho detto che se devo fare un 25 kW piuttosto faccio un 20. Continuando a salire con la potenza, non ci sono casi particolari fino a 100 kW. Prima di fare un impianto fotovoltaico da più di 100 kW, considerate che dovrete avere una fornitura in media tensione, il che vuol dire che se attualmente la vostra fornitura è in bassa dovrete realizzare una cabina di trasformazione che è davvero un bel costo. Due, l'impianto dovrà essere teledistaccabile dal gestore di rete in caso di necessità, quindi serviranno un modem e una SIM dedicati. E come se non bastasse, entrerà in gioco un altro ente che vi chiederà un ulteriore adempimento. ARERA e la sua indagine annuale. Dopo i 100 proseguiamo a grandi balzi fino ai 500 kW. Questo è l'attuale limite per usufruire del regime di scambio sul posto. Oltre il confine c'è solo il ritiro dedicato. Se non sapete la differenza ve la spiego in questo video. E infine cambiamo unità di misura e arriviamo a 1 MW. Gli impianti di potenza superiore ad 1 MW devono essere dotati di un controllore centrale d'impianto, che in pratica è un sistema per permettere al gestore di rete e distribuzione di regolare l'immissione del vostro fotovoltaico per proteggere la stabilità di rete. E poi direi basta, fino ai 10 MW, ma se volete fare impianti da più di 10 MW bisogna interpellare direttamente Terna ed è tutto un altro cinema. Insomma, questi sono i limiti a cui dobbiamo stare attenti. Ovviamente non ve lo dico perché limitiate eccessivamente la potenza dell'impianto che avete in mente, ma solo per ricordarvi di pensare bene a quello che in gergo tecnico si dice rapporto beneficio sbattone.
Adesso però, come vi ho anticipato all'inizio, vi spiego come superare un po' questi limiti senza superarli. Torniamo al nostro esempio dell'altro video. Sul tetto ci stavano 25 kW di pannelli, ma non ci conviene superare i 20 kW di potenza nominale per non avere a che fare con le dogane. Ebbene, si può montare 25 kW di pannelli senza superare i 20 kW. Ricordate che la potenza nominale è la minore tra pannelli e inverter, ok? Vi dico anche che un inverter può essere sovraccaricato, quindi per esempio per 25 kW di pannelli possiamo oggettivamente usare un inverter da 20 kW. Il gioco è fatto, l'impianto funziona e restiamo fuori dall'obbligo di licenza di officina elettrica perché la nominale è 20 kW esatti. Una scappatoia semplice ma che può essere applicata anche a tutti gli altri casi, quindi anche alle potenze superiori. Oh, bene, scusate il pippone tecnico, ma credo fosse importante per rendervi consapevoli degli impegni collaterali al vantaggio di avere un fotovoltaico. Come al solito, grazie di essere arrivati fino alla fine e vi aspetto nel prossimo video. Un saluto da andreapiccinelli.net. Il video di oggi finisce qui, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciarmi un like e di condividerlo con i vostri amici. Se non siete ancora iscritti al canale e volete farlo, potete cliccare sul tasto iscriviti e sulla campanella per restare aggiornati sull'uscita di nuovi video. Vi ricordo che oltre ad iscrivervi potete sostenere il canale abbonandovi con uno dei pacchetti che ho studiato per voi. In particolare vi segnalo il nuovo abbonamento produttore consapevole che vi dà, oltre a vantaggi social su YouTube, anche la possibilità di usufruire del servizio di monitoraggio mensile che ho creato grazie alla collaborazione con SunReport. Per contattarmi trovate in descrizione il modulo di contatto per informazioni, consulenze, domande generiche eccetera, il modulo per l'iscrizione archivio installatori di qualità e il modulo per l'iscrizione ai corsi sulle pratiche di connessione per impianti fotovoltaici sia in iter semplificato che in iter ordinario, che sono già attivi. Sempre in descrizione trovate tutti i miei recapiti, i canali social, Facebook, LinkedIn, Instagram, il mio sito, il link a Patreon se volete sostenere il canale e infine qualche curiosità sul canale, come per esempio tutta l'attrezzatura che utilizzo per realizzare questi video. Io come al solito vi ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine e vi do appuntamento al prossimo viaggio nel mondo del fotovoltaico.